Archinews 24 in studio Naima Scogna, Miglio e Alessio Emone, bentornati. Parliamo di Londra, sempre fucina di un sacco di novità che arrivano dal campo dell'architettura. Parliamo in modo particolare di Barrett's Grove nel quartiere di Stock Newington. È un edificio residenziale inserito tra una casa di epoca vittoriana e una scuola elementare. Aminta Architects ha scelto di semplificare la forma, che in precedenza riprendeva la forma archetipa della villa. Per le pareti, il pavimento e la copertura è stato impiegato in legno, mentre il resto dell'edificio è in cemento e mattoni. La scelta dei materiali è poi stata pensata per eliminare controsoffitti, cornici, battiscopa e finiture, nonché piastrelle e intonaci. Ora parliamo di Vietnam e diciamo che se si vuole andare in vacanza, perché non prenotare una suite o una stanza nella nuova perla della catena Four Seasons, che ha aperto lo scorso dicembre, e si tratta del Nam Hai, un resort che si trova a Hoi An, che è formato da 40 ville e 60 suite caratterizzate dalla particolarissima collocazione in uno stagno di loto, esaltata da una spa e da piscine a sfioro perfettamente integrate con il paesaggio. Complimenti, un input per le prossime vacanze. Intanto noi parliamo di un ponte pedonale e per farlo andiamo in Cina con il progetto di Next Architects. È il nuovo ponte pedonale di Changsha in Cina, appunto, ed è destinato a diventare un tratto molto molto distintivo di questa città. Soprannominato The Lucky Knot, è una struttura ondulata e di colore rosso che è lungo 185 metri. Offre numerosi percorsi alternativi per attraversare il fiume Dragon King Harbour, che passa per il distretto Meixi Lake di Changsha, che è appunto la città in questione. E hanno vinto un concorso in architettura e hanno quindi pensato bene di utilizzare questa vincita nella realizzazione di una vecchia cava, anzi di una trasformazione che è stata utilizzata come discarica fino a pochi anni fa. Loro l'hanno trasformata in uno stadio di calcio. Stiamo parlando dello studio canadese Saussier e Perrot. Questo stadio posizionato ai margini di una parete rocciosa, un edificio che rimarca la geologia del sito, come se la stratificazione della roccia si fosse sfaldata, sollevando un lembo minerale che diventa il tetto. La copertura è l'elemento principale e la struttura è composta da una griglia di travi in legno lamellare.